Un incontro organizzato per parlare di privacy e marketing. Abbiamo con noi Franco Fontana e Tuva Academy. Oggi perché siete qui? L'interessamento di Tuva Academy agli argomenti di Federal Privacy sono ormai radicati da 2 anni per una collaborazione che stiamo stringendo sulla professionalizzazione di un ruolo che non è figura professionale, e quindi Federal Privacy ci ha contattato per riuscire a creare dei piani formativi e individuare dei sistemi per qualificare una professione che è nuova, non è formalizzata, non è conosciuta in molte situazioni, nonostante l'argomento estremamente cogente e di forte interesse per i consumatori e per tutti i cittadini italiani, quindi assolutamente importantissima. L'obiettivo è appunto quello di riuscire a definire degli schemi di qualifica e creare dei piani formativi in collaborazione con Federal Privacy. Le nuove norme sul telemarketing costituiscono una soluzione per il cittadino? Sì, finalmente con il DPR 178/2010 è data possibilità al cittadino di iscriversi in un apposito registro delle opposizioni, dove è possibile mettere le proprie generalità per non essere più richiamati dagli operatori dei call center, e sicuramente questo garantisce una tutela maggiore per il consumatore. D'altra parte è anche vero che non sono risolti tutti i problemi, perché il provvedimento costituisce un grosso passo avanti, ma non risolve tutte le problematiche in oggetto. Per questo, come Federal Privacy, ci stiamo anche attivando per concertare insieme anche alle istituzioni una serie di interessi che concilino sia le esigenze del consumatore, come è giusto che sia, ma anche che lasciano la possibilità agli operatori commerciali di poter continuare a svolgere il loro lavoro, anche perché il settore occupa oggi come oggi migliaia e migliaia di posti di lavoro ed è anche un settore trainante. Ma ci siamo abituati a vedere gli appuntamenti di Federal Privacy qui al Parco di Hotel di Arezzo, abbiamo con noi il direttore. Ormai è un'abitudine per noi all'Arezzo Park Hotel ospitare il signor Bernardi con gli eventi di Federal Privacy dopo il Privacy Day tenuto qui presso la nostra struttura di Arezzo nel mese di novembre, che è stato un vero successo per tutta la città di Arezzo, direi. Siamo quindi molto felici di ospitare, come nella giornata di oggi, l'evento di Federal Privacy dedicato al marketing qui nella nostra struttura, appunto l'Arezzo Park Hotel, una struttura nuovissima dotata di sale conferenze e di ogni servizio, sia per il congressuale sia per quanto riguarda l'alloggio e le camere, insomma. Si parla delle nuove normative, lei è stato chiamato in qualità anche di rappresentante presidente, appunto, della categoria relativa ai call center. Sì, io rappresento qui un po' il mondo dei call center e sostanzialmente diciamo in questo momento c'è una nuova normativa che è entrata in vigore il 1° febbraio, una normativa della quale noi ci stiamo occupando insieme a diversi altri colleghi. Di per sé la normativa ha, diciamo, ha cose che ci piacciono e che ci sembrano giuste e fatte bene. E la nostra preoccupazione impatta soprattutto sulla problematica dei costi, nel senso che i costi in Italia per quella che è la privacy del telemarketing rischiano di essere anche molte decine di volte superiori a quelle che per esempio abbiamo nello UK e negli Stati Uniti, arrivando anche a diverse centinaia di migliaia di euro. Quindi aziende, non solo call center, ma anche aziende che vogliono fare anche campagne di telemarketing, ad esempio una azienda che abbia alcuni agenti e che vuole organizzare dei propri appuntamenti, rischia di spendere veramente tanto, soprattutto se confrontato a quello di altri paesi.